La polemica è il suo mestiere. Io vi faccio chiudere la porta. Di polemica si nutre. Come si permette di permettersi? Nella polemica ci sguazza. Mi dica quello che mi deve dire e me lo dica. Dove c'è polemica, c'è Jerry Polemica, l'unico uomo con la licenza polemica. Ma chi mi dà il diritto di parlare? In questi tempi una pratica crudele sta prendendo piede nella nostra civiltà. Sempre più spesso, infatti, quelle persone che non sono più in grado di agire attivamente nella società vengono confinate in apposite strutture dove sono costrette a vivere in condizioni di totale abbandono. Andiamo a scoprirne di più. Scusi, lei è favorevole ai cimiteri? Assolutamente no! Sono una cosa disumana! E quando sarà il mio turno, non voglio certo finire là dentro! È una vergogna, è una vergogna! Siamo in un paese civile, o cosa? Ma cos'è che induce le persone a comportarsi in maniera così sconsiderata? Cosa? Nella nostra società il decesso viene visto come un fattore notevolmente invalidante, quasi indesiderabile. Ma per questo, quegli individui che, in quanto morti, non sono più utili al sistema capitalistico, vengono visti come un peso, e quindi emarginati. Il più delle volte sono gli stessi parenti a portare i malcapitati in questi luoghi tristi e grigi, dove vengono a trovarli solo un paio di volte all'anno. Scusi signora, qui c'è suo marito? Sì, sì, c'è mio marito. E non si vergogna a farlo vivere così? Non ha un cuore lei? Ma cosa dice? Se ne vada, deficiente! Avete sentito? Messi alle strette, questi barbari sanno solo ricorrere alla violenza. Ma cosa? Ma per fortuna c'è anche gente più coscienziosa. Quando il nonno ha smesso di muoversi, l'abbiamo tenuto con noi. È ancora lì, nella sua stanzetta, sta bene. Ci sono le mosche che gli fanno compagnia. Al giorno d'oggi ci sono valide alternative alla sepoltura. La migliore è di certo l'imbalsamazione. Ma si tratta di un metodo antichissimo che permette di preservare il corpo del defunto nelle esatte condizioni in cui era al momento del trapasso. Sentito? Tra l'altro la fortuna ha voluto che mia madre schiattasse proprio in questi giorni. Così ho avuto modo di provare personalmente questa imbalsamazione. Allora mamma, come ti senti imbalsamata? Bene, Jerry, bene. Però adesso devi uccidere la ragazza del motel. Devi ucciderla. Tutto quello che vuoi, mammina mia. No! No! La polemica ci sguazza. Mi dica quello che mi deve dire e me lo dica. Dove c'è polemica, c'è Jerry Polemica, l'unico uomo con la licenza polemica. Ma chi mi dà il diritto di parlare? Appunto, ragazzi, visto le ultime vicende, le prossime puntate magari parliamo di gioia, no asteroidi. Scusa, mamma. Ma è ancora vivo in balsamata? Io non lo so, non l'ho sentito.